Insieme a Pierodì abbiamo deciso di rimanere qui a Roma senza fare il collegiale a Tokyo. C'era la possibilità di partire più tardi, quindi ho chiesto se era possibile mandarlo, diciamo, più tardi possibile per, diciamo, affinare un po' più la preparazione one-to-one. Dato che c'era la possibilità, l'abbiamo sfruttata. Anche perché lui è poi più tranquillo, dato che tanti giorni di lontananza da casa lo destabilizzano. Lui partiva per Guangzhou il 17 con un altro gruppo di atleti della nazionale, con dei tecnici, e poi gareggerà il 21 e il 26. Ho fatto solamente eventi, le Universiadi con lui, mondiali, europei non l'ho mai fatti. Noi siamo molto, non distaccati, però una stretta di mano, un colpo, il 5, ogni, ci diamo il 5, finisce là. Mi farebbe piacere se io andassi con lui, ovviamente, però non è che si può andare in qualsiasi parte del mondo, no? Lo viviamo così, tranquillamente, da uomini adulti. La sera prima della gara gli mandano in bocca al lupo e basta, non è che sta concentrato e sereno, tranquillo, insomma. Non è che parliamo molto, anche perché meno male ne ha fatte qualche garetta, quindi saprà come comportarsi, spero. Anche perché sarebbe come quello che ripassa 10 minuti prima dell'esame, che cosa ripassa? Sì, sai, le cose le sai. Poi quando comincio a entrare sul bordo vasca, là comincia un po' di adrenalina che sale, quella che noi allenatori, insomma, penso proviamo per tutti gli atleti, no? Più o meno. No, praticamente bisogna mettere a punto tutta la preparazione che abbiamo fatto durante l'anno, quindi in questo periodo si cura maggiormente la tecnica, l'ampiezza e la frequenza della bracciata con tutte le varie fasi, perché essendo un nuotatore molto tecnico e non di potenza, e la sua leggerezza, praticamente se lui aumenta tanto la frequenza va a discapito dell'ampiezza, mentre lui per nuotare bene deve cercare una frequenza ottimale che combaci con l'ampiezza. Beh, abbiamo diversi tipologi di allenamento che facciamo durante la settimana, dove una parte si cura il tuffo con le virate e un'altra si cura la tecnica della nuotata. Alleniamo tante volte con le riprese fatte da fuori o da sotto, dove vediamo gli errori e andiamo a correggerli quanto è possibile, se è sempre possibile. Delfino praticamente in questi 3-4 anni ha avuto un exploit incredibile. Purtroppo noi facciamo i 100 delfini, bisogna vedere quella è la più efficace. La bellezza poi lascia il tempo che trova. Diciamo che io e lui abbiamo dei caratteri simili, partiamo pochissimo, però ci basta poco per capire come può andare l'allenamento o come può andare la giornata. Non è che ci sentiamo tantissimo, solo per rapportarci sugli allenamenti che faremo, quindi dico, che ne so, domani portati il costumone oppure domani vieni un po' più tardi, in questo ultimo periodo parlo, entri un po' più tardi, domani fai palestra alle 10 o invece che alle 9 e mezza, quindi questo qua. Capita che c'è qualche volta siamo insieme con la squadra oppure abbiamo festeggiato la medaglia, lui ha offerto la cena ai compagni, insomma capita, però non è una cosa standardizzata. Lui è l'atleta, io sono il tecnico, però c'è anche una stima reciproca, perché penso allenare uno come Piero sia la cosa più bella che possa esistere, anche con i suoi pregi e i suoi difetti, insomma, con l'ansia che ti mette ogni volta che gareggia, però qualche volta lui mi manda qualcosa della Roma, perché siamo tifosi della Roma, quindi siamo andati un paio di volte insieme allo stadio e non ci andremo più perché la Roma ha perso. Lui è Triestino, sai, la Roma colpisce così, non c'è un perché, ma un perché. Siamo due tifosi da poltrona, diciamo. L'esultanza c'è, ma non è quella dell'ultra. Tra il gol de Manolas col Barcellona e l'Oro de Glasgow, mi sa che vince 10-0 l'Oro de Glasgow, come ho strillato, quindi lui è partito e è andato, anche perché è passato più forte al 50 del 100 che nel 50 secco che ha fatto, quindi nuotando diversamente con meno fatica, perché ha nuotato come doveva nuotare, come ha la sua nuotata.
cioè leggero e spontaneo, senza pensare troppo. Hanno messo in difficoltà tanti perché secondo me non si aspettavano che da corsia laterale partisse in quel modo. E poi ha tenuto, ovviamente. Il problema è che altre volte gli atleti non credono nelle loro potenzialità, bisogna saperle prendere e portarle a casa. La sua nota del Delfino credo che sia una delle più belle che ci sia in circolazione, come classe, come tecnica, come fluidità del movimento, come sembra che alle volte voli sull'acqua quando nuota bene. Beh, lui ha iniziato con i 50, anzi lui iniziava col due dorso, poi l'ho girato da dorso a delfino e vedevo che aveva delle capacità notevoli nel nuotare il delfino, solo che non era, diciamo, molto resistente mentre faceva due dorso, però quindi riusciva a fare benissimo i 50 delfino, anche con il record italiano a Barcellona. Però alle Olimpiadi i 50 non ci sono, quindi detto Pierino, qui bisogna iniziare a fare i 100, che se vuoi fare Olimpiadi bisogna fare i 100. E abbiamo iniziato a lavorare per i 100. Adesso i 50 non gli entrano più tanto, ma mentalmente più che altro, perché lui è Glasgow, che è passato 23-4 se non sbaglio, secondo me potrebbe notare sotto 23. Vedere una prestazione di Glasgow non è facile, però uno ci spera, no? Alleniamo per quello, per poter far sì che si ripeta quell'evento. Nella squadra non ho solo Piero, ma ho altri nuotatori di un buon livello, di alto livello, insomma. Ogni tanto devo staccare da questo mondo acquatico e mi tuffo nel mondo fotografico, che è il mio hobby preferito, dove scatto fotografia raffica quando posso, prendo la macchina e vado. I tratti, street. Ecco, lì ancora non sono riuscito a portarla a studio a fare i tratti, perché mi dice sempre sì, ma poi non viene. Margherita è venuta, abbiamo fatto un bello shooting, ci siamo divertiti molto. Prende anche come modella, ha due carriere abbinate.